quel poveraccio è riferito a questo, non a una povertà di valori, non mi permetto di giudicare nessuno, ma era riferito al fatto che qualsiasi di noi oggi su quel treno saremmo saliti diretti. I napoletani sono tutti affranti perché ci siamo venduti Higuaín, la Juve se lo è preso. Ma io sfiderei chiunque di voi per quei soldi a non andarsene in un'altra squadra. Sentite, fatemi il piacere, che è l'interesse a muovere le redini del mondo. Ma chi volete prendere in giro? Siamo con Don Giuseppe Milo. Don Giuseppe Milo è arrivato agli albori della cronaca per un suo intervento su il trasferimento di Higuaín alla Juventus. Ci puoi contestualizzare questo tuo intervento? Stavamo innanzitutto in un matrimonio dove c'erano diverse persone e anche tanti giovani e quindi per contestualizzare un fatto avvenuto che a noi del napoletano ha toccato molto. Allora, nello spiegare la prima lettura di domenica scorsa, 24 luglio, dove commentavo Genesi 18, dove padre Abramo chiede l'intercessione a Dio di non distruggere la città del peccato e insistentemente padre Abramo chiede di avere questa misericordia per prima per 50 giusti, poi 45, 40, fino ad arrivare a un numero quasi insignificante di 10, dove Dio dice: per quei 10 non la distruggerò. Allora, commentando questo passo, dicevo: questa è la logica di Dio, una logica dove si perde per amore, mentre nella nostra logica di oggi, dove c'è il mercato, c'è la legge del mercato, non è così. Prendiamo ad esempio il caso Higuaín, che ha destato in noi scalpore, malcontento, ma non ha fatto altro che questo ragazzo, anzi, volevo dire che quel poveraccio è riferito a questo. Io non ho mai usato il termine traditore perché non mi permetto assolutamente, qui siamo tutti uomini e nessuno può giudicare. Tant'è vero che nel pensiero dopo, non c'è nel video, dico noi non dobbiamo criticare Higuaín o qualcun altro perché noi, io uso sempre il noi, non come plurale maestatis, ma come persona dove ci metto la faccia. Non siamo in grado di giudicare nessuno perché a volte ci vendiamo per molto poco e quindi assolutamente non mi sarei mai permesso di appellare questo giocatore di cui ho molta stima anche perché è una persona comunque con dei valori, sa giocare benissimo il calcio e quindi non mi sarei mai permesso di attaccarlo in questo modo. Poi io chi sono per giudicare gli altri? Il cuore, non il cuore. Quel poveraccio ha avuto una grande proposta e l'ha presa. È la mentalità umana questa. Dio invece non ragiona così. Gli sposi come hanno preso Ma questa... io credo che gli sposi erano così intenti al loro matrimonio che forse non si sono nemmeno accorti di questa novità o di quello che era avvenuto in quei 10 minuti di omelia, però poi mi hanno ringraziato il giorno dopo, quindi credo che hanno accettato di buon grado questo consiglio evangelico per il loro matrimonio. Vuole dire qualcosa di Guain in questo momento? E in questo momento gli dico torna perché così finiamo anche questa bufera e anche questa cosa distorta che tanti hanno costruito, però se adesso il gioco è fatto e quindi il contratto è andato a buon fine, allora non posso che augurargli una buona stagione calcistica nella Juve, solo che noi non lo assistiamo perché tifiamo Napoli.